Bella a tutti signori e benvenuti in questo sesto episodio della nostra Master League su PES 4, signori, con il Livorno. Allora, signori, gli episodi dello scorso video della scorsa settimana sono andati bene, quindi portiamo avanti questa serie che spero vi possa coinvolgere sempre di più e vi possa piacere. Signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Allora, piccola parentesi, signori, così off camera ho guardato un attimino per quanto riguarda il mercato e no, ho sbagliato, ho fatto ricerca rapida, no, perché ho cercato un attimino di capire come funzionava il discorso del mercato e andando a mettere queste situazioni, il parametro esiste? Che cazzo l'avevo messo? Ah, vabbè, non mettiamo parametro esiste, ma mettiamo semplicemente la fascia di età tra 18 e 23, perché comunque sono giocatori che possono crescere. Sì, noi abbiamo un bel po' di giocatori che ci potrebbero interessare. Allora, non tutti ci vengono, però per esempio c'è un Rooney che ci potrebbe interessare, signori, che in questo momento risulta senza una squadra. Non capisco perché non abbia una squadra. Costa solamente 709 e secondo me potrebbe essere un bel acquisto Rooney da mettere là davanti. Dici, ma sbagli un po' con la carriera. Ma chi se ne frega, signori, ma chi se ne frega? Se noi per esempio andiamo a mettere anche un altro giocatore che ho trovato, nel senso che mi è spuntato, ovvero un certo Obafemi Martins, che non mi ricordo se però lui ci veniva oppure no. Allora andiamo a vedere subito se il nostro buon Obafemi ci sta. Allora, Obafemi ha una stelletta, signori, è un mostro. Ha solamente 19 anni e secondo me, signori, una coppia d'attacco fatta da Obafemi Martins e Rooney ci proietta subito in Serie A. Costa anche lui pochissimo, considerando che ci libereremo di tanti giocatori che non servono a nulla. Secondo me potrebbe uscire qualcosa di carino. Ma detto questo, noi concentriamoci su quello che abbiamo, il nostro possesso. E la squadra è sempre quella dell'altra volta, sì, con i giovani in campo, ok. Va bene, va bene, sì, confermiamo i nostri 11 che possono scendere in campo. Andiamo a giocare contro il... Ah no, pensavo al Siviglia, no, il FC Den Bosch. Che cazzo di squadra è il Den Bosch? Ah, era una partita di Coppa, ok, non avevo visto che era una partita di Coppa. Va bene, dettagli, dettagli, dettagli. Io ritorno a ripetere un'altra cosa, signori. Mi piacerebbe inserire degli imprevisti in questa serie da estrarre ogni prima partita. Imprevisti che possono essere di vario tipo, del tipo metti il portiere in attacco, metti il difensore in attacco, cambia schema. Il livello di, mi sarebbe piaciuto alzare il livello di difficoltà, ma non si può fare, ho verificato, non possiamo alzare il livello di difficoltà. Usa solo i passaggi di prima, non accelerare, tipo cose così, signori. Se voi avete delle idee, suggeritemele e vediamo. Fabian Rodin, il portiere e l'arbitro di questa partita. Vediamo se magari ne può uscire qualcosa di simpatico oppure se l'idea può essere bocciata completamente. In tutto questo, io non gioco a PES 4 da un paio di giorni, quindi devo un attimino ricordarmi come cazzo era se gioca anche a PES 4. Io passo da diversi giochi di calcio e ogni volta mi confondo e non mi ritrovo più sui tasti da ammaccare. Però va bene, dettagli, dettagli che non stiamo. Dai, ma non era fallo mai nella vita. Ma cosa cazzo la fischi? Ma lascia giocare. Ah. Levagliela. Mamma mia, che pallonata bruttissima. Allora, è una partita di coppa, signori. Io ci terrei ad andare avanti in coppa. Perché non so se mi danno più soldi se riusciamo. Già Lombardo per Grando Gasbarroni. Questo è fallo, però. No, ma date il fallo. Ma è un bastardo quest'arbitro. È di parte quest'arbitro, signori. Scusatemi, che cos'era questo balletto davanti all'area di rigore? Lucarelli mi aveva detto che lo fa giocare davanti più alla Cristian Vieri, davanti proprio all'area. Gambaroni, Gambardoni, come cazzo la te chiami? Lo sai solo tu? Crossala, crossala, Lucarelli! Che no, Lucarelli mio, cioè era perfetta. Gambardonino aveva fatto qualcosa di bellissimo, ma tu di testa l'hai proprio sparapacchiata completamente sbagliata. Va bene, ti perdoniamo Lucarelli. Lucarelli che fa le cose per bene, ti perdoniamo. Sei la storia di questo club. La storia? Sì, lui era livornese, ma l'ha pure allenato.
nel passato recente, se non ricordo male. L'arbitro è sparito così dall'inquadratura, però vabbè, dettagli, dai, 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 dai. Siamo già al 21esimo, porca miseria. Siamo già al 21esimo, signori. Eh sì, perché ho messo 5 minuti di partita, non ho messo 10. Grandissimo Lucarelli, grandissimo Lucarelli, che però lui dovrebbe stare in attacco. La butta al centro. Lucarelli che dovrebbe stare in attacco. Attenzione, Del Tongo. Tarata, non c'è che pare, c'è che tu che è il Tongo. Del Tongo mio, che cazzo l'hai fatto? Ha fatto uno stop di testa, un controllo di pancia, e poi si è ritrovato la palla dietro praticamente. Del Tongo mio. C'hai anche il collo della curva e poi fai ste cagate. Vargas la butta fuori. Devono ringraziare che non abbiamo ancora Rooney e Martins, signori. No, li compro, non mi interessa. Può cadere il mondo, ma li compriamo. Li compriamo. No, 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 no. Bisogna dare un poco di fantasia, signori, alle serie che uno fa. Perché se cerca di essere troppo. Troppo corretto, poi vengono fuori delle cose che non funzionano. Noi invece dobbiamo sempre ricordarci di divertirci. Bella, grandissimo Del Tongo. Gambadori si chiama. Gamba lunga, il nostro gamba lunga che si accentra. Gamba lunga, gamba lunga. Ma che cazzo di fallo era? Vaffan bagno. Stavo proiettando. Bello, vai Del Tongo, Del Tongo, Del Tongo, Del Tongo, si chiama lo spazio. Rigore! Oh, era rigore! Era rigore! Cioè, prima per un fallo del genere mi ha fischiato il fallo. Oh, adesso no, 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 perché giustamente era calcio di rigore. No, no, calcio di rigore non me lo può dare. Dagliela, dagliela, Vargas, Vargas! Porca miseria, Vargas mio! Porca miseria, mannaggia a te! Poteva essere il gol del vantaggio, Vargas, Vargas! Confermiamo gli 11 che hanno giocato abbastanza bene. Dai, 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 dai. Dai, dai, signori, regaliamoci un sogno, regaliamoci un sogno. Ma non gli ha fatto niente. Cioè, hai fischiato sto fallo e quello prima in aria non me l'hai fischiato, ma sei un arbitro venduto proprio. Proprio, c'hai ancora i soldi in tasca. Non hai avuto nemmeno il tempo di levare i soldi in Passoni. Passoni, finalmente si vede Passoni. Passoni, Passoni per Ciaramitaro, Ciaramitaro per Rossetti. Rossetti, Rossetti, il nostro giovane prospetto. Rossetti, bravo Rossetti. Bravo Rossetti, accentrati Rossetti. Inventa qualcosa, Rossetti. Palla per Ciaramitaro che si fa anticipare. Però Del Tongo, tararan, Del Tongo per Lucarelli, per Passoni, per Passoni. Una passola, si Passoni mio. Una passolina proprio, si Passoni. Oh, Del Tongo, Del Tongo, tararan, Del Tongo che è lento come poche cose al mondo, signori. Forse ho visto in una gara fra lui e la Lumaca vince la Lumaca, però va bene. Ciaramitaro vuole il passaggio del turno. Ciaramitaro per Lucarelli. Lucarelli per Passoni. Passoni, Passoni, passano in qualche maniera. Attenzione, Rossetti, Rossetti, riesce a girarsi. Rossetti, Rossetti, è riuscito ad entrare in aria. Mannaggia a me, a chi non me lo dice pure. Signori, hashtag mannaggia. Se siete arrivati a questo punto del video. Del Tongo per Rossetti. Rossetti per Lucarelli, che si gira. Lucarelli. Mannaggia, 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 mannaggia. No, no, grandissimo Vargas che con le sue lunghe leve era riuscito ad anticipare, a recuperare il pallone e l'abbiamo riperso di nuovo. Mannaggia, signori, la beffa adesso no, dopo che abbiamo dominato una partita, signori, anche no, la beffa adesso dopo che abbiamo dominato tutta la partita, no, cortesemente, ma riusciamo a farlo uno stop? Ma che problemi abbiamo con gli stop? No, 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 meno male che l'ha tirata fuori. A van der Lack, ma vattene un po' per andare de Lack. Ma vattene un po' per andare de Lack. Attenzione, Ciaramitaro, 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 grandissimo momento di Ciaramitaro che si crea lo spazio. Si crea lo spazio, Passoni mio, Passoni mio, Passoni mio. Non si capiscono i due non si capiscono. Pensa se erano di più. Se già non si capiscono in due, pensa. Attenzione, Lucarelli, Lucarelli, Lucarelli. E c'è il gol del vantaggio! Livorno in vantaggio! C'è stato un momento di silenzio, signori! Chi cazzo l'ha segnato? Rossetti! Sì! Che nonostante che in tutto questo è capitano, non si sa perché sia capitano della squadra, però va bene. Grandissimo Lucarelli! Grandissimo Lucarelli! Bello, 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 bello! Vargas, se non sbaglio, per Lucarelli che fa il movimento.
La pasta perfetta a Rossetti che la deve semplicemente accomodare in porta. Bello così, bello come il sole. Livorno 1, squadra impronunciabile 0. 0 all'84esimo. Bello così, signori. Oh, l'abbiamo dominata sta partita. Mamma mia, che brutto fallo di Lucarelli. Per fortuna l'arbitro lascia correre. Per fortuna l'arbitro ha lasciato correre. Brutto fallo di Lucarelli. Occhio, occhio signori, occhio, 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 grandissimo Rossetti. No, non era Rossetti. Attenzione, attenzione! Dacci! Minuti di recupero, minuti di recupero. L'arbitro fischia la fine della partita, signori. L'arbitro fischia la fine della partita. Il Livorno si porta a casa una vittoria importantissima. Dai così, strette di mano varie, avanziamo nel turno e siamo soddisfatti di questa cosa. Molto, 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 molto bene, signori. Molto 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 bene. Mi piace, mi piace. Decisamente mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Questo Livorno funziona bene, funziona bene. Vediamo quanti bei punticini ci danno. Vediamo quanti punticini. Vabbè, lui salva sempre a prescindere. Ormai ha la fobia del salvataggio praticamente a questo gioco. Ha paura di perdersi qualcosa. Quindi dice: io salvo 80 punti base, 20 punti bonus. Arriviamo a 13.700 punti. Pensavo che con la coppa mi desse qualcosa in più. E invece mi attacco a sta grande cippa. I nostri giocatori migliorano. Amine è salito. Pelsel sale. Gianlombardo sale. Del Tongo sale. Ciaramitaro sale. Gambardoni salicchia. E Rossetti sale. Grande Rossetti, già migliorato. Grande Rossetti. Grande Rossetti, che noi crediamo in te. Sarai un ottimo panchinaro appena arriveranno Rooney e Martins. Allora, magari Rooney no. Magari Rooney è esagerato, signori. Ma Martins lo prendiamo. Martins lo prendiamo. Martins è in esubero dall'Inter. Viene a farsi. Viene ceduto al Livorno per crescere. Il Livorno poi lo riscatta. Rendimento con le assist. Rossetti in coppa. Rossetti un gol. Rivas un gol. Magallanes un gol. Lucarelli e Gallardo un assist. Va bene. Classifica, rendimento, piazzamento. Ma chi se ne frega di tutte queste cose? Va bene. Sì, bello, bello. Va bene. Ok, prossima partita sarà contro il Siviglia. Ci giochiamo la testa della classifica. Ci giochiamo la testa della classifica, ma in tutto questo, calendario, quando possiamo iniziare a far mercato? Mamma mia, mamma mia, è lunghissima praticamente far mercato. Far mercato è lunghissimo. Contro. Beh, vabbè, dettagli, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!